questi fenomeni sono realmente accaduti. Beh, io penso che questi testimoni non siano più disponibili. Voglio dire che saranno morti quest'ora. Già, e lei si fa forte di questo fatto accidentale per screditare degli avvenimenti storici che nessuno ha mai osato mettere in dubbio. Ammettiamo pure, per assurdo, che si siano avute le piogge di latte, di sangue, di carne, di ferro e di lana. Sempre nel libro secondo, lei parla anche di altri oggetti, ancora meno probabili, che sarebbero piovuti dal cielo. Ha ragione. Devo ammettere che questa è sempre stata la mia debolezza. Mescolare le cose certe con quelle incerte. Lei allude alle piogge di oggetti di terracotta, vero? Non avrei dovuto raccogliere e dare credito a quella notizia. Ho sbagliato. In realtà non è molto credibile che siano piovuti dal cielo piatti, pignatte, vasi e scodelle di terracotta. Ma la notizia mi piaceva. Infatti è una notizia bellissima, cioè una bellissima favola. Ma anche le piogge di latte, di sangue, di carne, di ferro e di lana sono per noi ugualmente incredibili e favolose, come la pioggia di cocci. Dal momento che non vuole credere alle testimonianze... In certi casi i testimoni, anche viventi, non ottengono udienza. È successo recentemente che centinaia di testimonianze venissero contestate, come nel caso dei dischi volanti. I dischi volanti. Si tende a credere che si tratti di un fenomeno di suggestione collettiva. Secondo me, invece, esistono. Lei ha una mente da sognatore, da poeta. Non ricominci con le sue impertinenze. Ma era un complimento, non un'impertinenza. Lo so bene dove vuole arrivare con i suoi complimenti. Lei vuole mettere in ridicolo tutta la mia opera. Mi dispiace, ammiraglio, ma lei ha una gran coda di paglia. Non conosco questa espressione. Significa essere sospettosi oltre ogni misura. I miei sospetti sono molto fondati. Al contrario, il vero valore scientifico della sua opera potrebbe essere garantito proprio dalla sua parte fantastica. In fondo, lei ha il merito di avere raccolto leggende e favole della sua epoca e di averle tramandate ai posteri. È un genere di lavoro che oggi viene tenuto in gran conto e considerato quasi una scienza. Lei allude a quegli strani personaggi che vanno a vivere in mezzo alle tribù africane, oppure fra quelle dei pelli rosse. Ne raccolgono le storie, le leggende primitive e poi scrivono dei libri dottissimi e inutili. No. Mi dispiace, ma io non voglio essere confuso con simili raccoglitori di fanfalucche. Io ho sempre ricercato le testimonianze della civiltà e non quelle dei barbari. Ho trasmesso ai posteri una grande quantità di notizie che altrimenti sarebbero andate irrimediabilmente perdute. Ho dato un'immagine globale dell'assenza della civiltà dei miei tempi e per questo, non per altre ragioni, voglio essere ricordato. Lei deve rendersi conto, ammiraglio, che la dimensione scientifica dei suoi scritti è fatalmente decaduta, mentre la dimensione della favola, o se preferisce della leggenda, può avere ancora per i suoi posteri, cioè per noi, un grande valore. Un valore di piacevole intrattenimento. Di intrattenimento, ma anche di documentazione su tutta un'epoca. Insomma, secondo lei dovrei ripresentarmi ai suoi contemporanei sotto le vesti di un buffone. Lei considera veramente i buffoni Esopo, Fedro, Apuleio? Sì, li considero degli emeriti buffoni. E anche Orazio, Virgilio, Catullo? Buffoni, sia i favolisti che i poeti. Da noi sono tenuti in grande considerazione. È un genere di considerazione che non mi interessa. Allora non le importa nulla della sua memoria presso i posteri? È proprio perché me ne importa moltissimo che non posso accettare di essere annoverato nella categoria delle persone che mi hanno nominato poco fa. Potrebbe riacquistare una fama e tanti lettori. Preferisco rimanere sepolto nella polvere delle biblioteche, come ho già detto, e andare per le mani di pochi eruditi, piuttosto che acquistare una fama che non mi compete. E poi detesto i favolisti e i poeti. Ma come te lo devo dire? Io ho sempre scritto con grande semplicità, senza artifici retorici, senza abbellimenti, con l'unico scopo di essere chiaro e utile ai miei lettori. La chiarezza e la semplicità sono doti rare ai nostri tempi. Potrebbero essere molto apprezzate. È inutile che lei tenti di lusingarmi. Il suo discorso è stato sommamente offensivo. A questo punto non posso fare a meno di invitarlo ad andarsene. Tanto più che da poco mi hanno avvisato che una nuvola di fumo nero sta formandosi sulla cima del Monte Vesuvio nei pressi di Pompei. Ma già, lei penserà che anche questa è una favola. No, no, proprio nella mia qualità di postero so che questa purtroppo non è una favola.
Abbiamo trasmesso l'intervista impossibile di Luigi Malerba con Plinio il Vecchio. Plinio il Vecchio era Vittorio Caprioli, regia di Vittorio Sermonti.